Bentrovati Clockers, altro mukbang, questa volta con hot dog, fatti da me, homemade. E già, allora, abbiamo iniziato questa avventura con i mukbang, siamo in zona rossa, purtroppo il cibo spazzatura per così dire, io amo prepararlo, e ce lo dobbiamo preparare da soli. Oggi ho preparato ben tre tipi di hot dog diversi. Inizierei a mangiare quello un po' più corposo, sono due corposi, uno molto classico, dopo ve li spiego uno per uno. Ma ci facciamo quattro chiacchiere. Questo perché, dato che vi ho detto prima che siamo in zona rossa, sì, dovete sapere che io sono in Abruzzo, però tanti di voi ogni tanto mi chiedono: ma tu Michi sei abruzzese, sei pugliese, non si capisce insomma dove vivi, di dove sei? Bene, queste quattro chiacchiere di oggi vorranno spiegarvi proprio la mia biregionalità, per così dire, il dono dell'ubiquità. Allora, inizierei da questo hot dog qui, che è quello più corposo. Ho messo all'interno, va bene, wurstel, avevo poi un po' di bietola ripassata in padella con il peperoncino e patate lesse, quindi questa verdura, la scamorza affumicata, che non so se riuscite a vederla in qualche modo, e senape, quindi vado ad assaggiarlo. Devo dire che è buono. Non fate i doppi sensi per come mi porto alla bocca l'odore del wurstel e l'hot dog, mi raccomando. Anche perché se fate i doppi sensi poi ve lo moccico, eh. Allora, questo per forza di cose, la senape è l'ideale, con la bietola, la verdura, insomma, anche le patate, è sicuramente più pesante, tra virgolette, da mangiare. La scamorza affumicata gli dà quel sapore, diciamo, leggermente più delicato, però c'è il gusto fumé che si sposa bene. Si sposa bene. Purtroppo ho solo l'acqua, peraltro vedete nel bicchiere di plastica. Con questo ci sarebbe andata molto bene una bella birra rossa, strong direi. Allora, diciamo, zona rossa perché sono in Abruzzo. Dunque, voi sapete che io sono per metà pugliese e per metà abruzzese. Bene, sono nato in Abruzzo, a Teramo. E ho vissuto in provincia di Teramo fino ai 3 anni circa. Dopo ci siamo ritrasferiti in Puglia. Perché parlo di ritrasferimento? No, in un certo senso anche sbagliato il termine. Però vi spiego. Mia mamma è abruzzese, mio padre è pugliese. Si sono conosciuti all'università a Pescara e quindi i primi 3 anni della mia vita li ho passati in Abruzzo. Poi ci siamo trasferiti in Puglia, quindi mio padre si è ritrasferito in Puglia, dove ho abitato fino, insomma, ai miei 18 anni. Ho beccato il peperoncino, ottimo. Quindi, poi dai 3 anni, insomma, 3-4 anni, vivevo in Puglia, San Giovanni Rotondo, quindi provincia di Foggia, per lunghi periodi. Ogni tanto si tornava in Abruzzo. Poi, vabbè, ovviamente, stabilmente abbiamo iniziato a vivere a San Giovanni Rotondo. Quindi ho iniziato lì
l'asilo, quel poco che ci sono andato, le scuole ovviamente le ho fatte tutte lì. Però durante le vacanze estive, Natale, poi sempre più spesso mi ricordo anche il ponte, insomma, di ogni santi, anche tipo il Carnevale, la Pasqua, comunque si tornava in Abruzzo. Allora, io andrei ad assaggiare il secondo, questo è il mio preferito in assoluto, è, diciamo, la mia specialità, è a Emmental. Cipolla leggermente cotta, mentre cuociono i wurstel metto a cuocere anche la cipolla, e senape. Io l'ho chiamato Imperial. Con questo allora, questo che ha sapore forte della cipolla lo contrasterei con una birra rossa un po' più caramellata, se così possiamo dire, sarebbe l'ideale. Poi Emmental e senape si sposano perfettamente con la cipolla, tanto appunto siamo in un semi lockdown, quindi non devo uscire, non fa niente se puzzerò di cipolla, la cipolla è buonissima, eh? Potete a volte sostituirla, se volete, anche con le cipolline sott'acetolo, con l'imbarattolo, le sciacquate un po' sotto l'acqua, magari le fate perdere loro quel senso proprio forte di aceto. Devo accontentarmi dell'acqua. Dunque, vi dicevo, fine 18 anni, Puglia, in Abruzzo ci tornavo solo in vacanza, sostanzialmente. Poi è arrivato il momento dell'università. L'università inizialmente dovevo frequentare a Urbino, ecco, ormai sono passati 100 anni, me ne ero pure dimenticato. Però la facoltà che avrei voluto fare avrebbe aperto l'anno seguente. Allora ho detto, non perdo, insomma, questo anno qui, e cerco di fare gli esami che poi potevano combaciare in un certo senso, perché paragonammo i piani di studio, li vado a fare all'Aquila, dato che la casa dei nonni materni è, anche se in provincia di Teramo, è a 10 km in linea d'aria rispetto all'Aquila. E allora mi sono fermato qui un anno. Poi dopo Urbino non ha aperto più quella facoltà e quindi sono rimasto in Abruzzo, quindi è ricominciata la mia vita abruzzese. Poi dopo l'università l'ho finita a Pescara, in realtà, sempre Abruzzo ovviamente, e la specialistica a Teramo. Ero pronto a tornarmene in Puglia una volta finiti gli studi. E che cosa è successo? Ve lo racconto presentandovi l'ultimo panino, l'ultimo dog, che è quello iperclassico in assoluto. Guarda, ve lo voglio aprire perché appunto è quello ketchup e maionese. Se si è vista, maionese. Voglio finire con il classicissimo. Oh, il classico ha sempre il sapore proprio, non lo so, di quando sei bambino e ti prepari queste schifezze. È proprio una cosa che è rimasta mentalmente la stessa. Non sono sporco, stranamente no. Anche perché con le salse io non sono schifoso. Non ce ne metto a profusione che sbrodolano tutto, mi anche infastidisce. Allora, vi dicevo, ho fatto anche la specialistica a Teramo, ero pronto a tornare in Puglia una volta finiti gli studi, perché comunque poi ti metti comunque a cercare qualcosina, ma di certo non continui a stare sempre
nella zona universitaria. E poi, eppure, mi offrirono, seppur come lavoretto, tra virgolette, rimborso spese e via dicendo, ciò che avevo sempre fatto da 2 anni a questa parte, allora ovviamente, come volontario. Allora accettai, poteva essere l'inizio di qualcosa. Quindi, altro morso. Quindi sono rimasto in Abruzzo, poi da cosa nasce cosa, i lavori si sono trasformati. Uno ve l'ho raccontato nel precedente mukbang, nel precedente video, che poi magari vi metterò qui, lo vedrete apparire. Anzi, vi dirò, uno di quei lavori ovviamente avevo anche realizzato queste cose che sto mangiando adesso. Quindi se siete curiosi di saperlo, andate a vedere lo scorso video che cosa facevo. Vabbè, in ogni caso poi da cosa nasce cosa, i lavori evolvono, migliorano, cambiano, sono finito a farne altri e sono rimasto in Abruzzo, alla casa dei nonni materni, e adesso praticamente vivo qui. E in Puglia ci torno ogni tanto solo nelle vacanze, quindi si è completamente ribaltata la situazione. Anche per questo motivo sul blog spesso vi dico che ho 2 camerette, perché una è quella che vedete qui dietro, qui davanti a me, l'altra è quella che ho in Puglia, dove sono stato per tutta l'infanzia, la giovinezza, se così vogliamo, e l'adolescenza, la prima adolescenza e l'adolescenza. Va bene amici, allora vi ringrazio di essere stati anche stavolta con me. Magari indicatemi voi di cosa volete che io parli, insomma, di me o di altro, le mie passioni, la mia vita, nei prossimi mukbang. Mangiandoci facciamo 4 chiacchiere, quindi indicatemi voi l'argomento, che cosa volete sapere di me e delle mie passioni, quindi le affronteremo prossimamente nei prossimi video. Vi ricordo ogni giorno sul blog mikimoz.blogspot.com, il Mozo Clock, c'è sempre un articolo nuovo su cultura nerd, retromania, anni 80, 90, cinema, fumetti, TV, tutto quello che ci pare. Vi do appuntamento ad altri video, altri 2 li vedete qui di fianco, uno è quello di cui vi ho parlato prima, un altro sono brani della mia vita. Quindi appuntamento al prossimo video, ciao a tutti e grazie.